I ristoratori cremonesi si preparano al Capodanno con menù ad hoc a base per lo più di pesce e carne, dalle capesante alle polpette di manzo, dagli spaghetti ai ricci di mare al petto d'anatra. La proposta è a prezzo fisso e si aggira tra i 65 e i 120 euro. Nella maggior parte dei casi, comunque, i ristoranti registrano il tutto esaurito. Abbiamo avuto la fortuna di avere un gruppo fino ad ottobre che ci ha prenotato dopo aver avuto un'esperienza da noi, quindi siamo già ad ottobre al completo. Molto bene. Ho fatto menu apposta con il capogruppo di questo gruppo di persone che vengono da Roma, apposta e concordato, già più scelto, comunque sarà pesce come un po' la tradizione vuole. E abbiamo fatto un prezzo concordato di 100 euro a persona, bevande escluse. Abbiamo visto menu nella città che vanno dagli 80 ai 120 euro, quindi siamo pienamente in media. Siamo quasi a completo, abbiamo creato un menù apposta, ma per il 31 a libera scelta, quindi sono quattro antipasti, quattro primi, quattro secondi, creati apposta per il 31, per il ceno di San Silvestro, ma uno è libero di scegliere quello che vuole, tutti i piatti sfiziosi, i prodotti nobili, quindi secondo me sarà una bella cosa. Ha un prezzo fisso, è 65 euro a persona, un antipasto, un primo, un secondo, dolce, acqua e caffè, e rimane fuori solo una bottiglia di vino per brindare. Già da un mesetto circa siamo già al completo. Per l'ultimo dell'anno, sì, per il cenone, ma a dire la verità anche a pranzo, perché in questi giorni, diciamo dal 27 al 31, c'è in giro un mucchio di gente, di turisti. La scelta resta comunque soggettiva. Alcuni infatti decidono di mantenere il classico menù alla carta, ritenendo il cenone a costo fisso economicamente svantaggioso per il cliente. Io sono già una decina d'anni che faccio mangiare normalmente alla carta, faccio qualche piatto diverso, magari un po' più particolare, adatto per le feste, però il menù è sempre lo stesso, senza il cenone, diciamo, per far risparmiare la gente, perché poi non tutti vogliono spendere tanti soldi, mangiare tanto, si arriva dal periodo di Natale, Santo Stefano e sono contenti così, vedo. Infatti penso che è per quello che prenotano già da parecchio tempo prima.